10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E bene a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati dalla vostra Croatomist. Oggi raga siamo qui con un video veramente tanto tanto speciale, perché è accaduto qualcosa di veramente incredibile. Vi assicuro raga che ancora adesso io stessa faccio fatica a crederci. Ebbene sì raga, Fortnite mi ha scelto come primissima content creator in Italia ad avere il proprio bundle personalizzato, che sarà presente nello shop ufficiale del negozio oggetti di Fortnite per i prossimi 2 giorni. Il bundle ragazzi è semplicemente il set delle cose principali che utilizzo su Fortnite, come per esempio la mia skin principale, il mio paracadute preferito, la mia mimetica e la mia emote. Di conseguenza sono davvero tanto tanto felice, ma adesso non voglio diciamo perdermi troppo in chiacchiere, perché dovete godervi la reaction di quando appunto è accaduto tutto ciò, perché sono rimasta proprio in live fino alle 2 di notte per attendere lo shop insieme appunto alla chat e le persone che mi stavano seguendo. E vi assicuro raga che la reazione è stata veramente incredibile, ma vi lascio direttamente a voi vedere il tutto. Quindi buona reaction. Manca poco raga, cioè qua mi sale l'ansia adesso, io ve lo dico Qui raga mancano 5... Allora, mancano letteralmente 5 minuti da adesso. Cioè non va bene questa cosa. Qua potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema. Sono i 4 minuti più terribili in assoluto. Allora, ho le mani congelate. Ho letteralmente le mani gelide in questo momento. Immaginate che Epic faccia tipo un mega... un mega scam. Mi dice guarda in realtà è domani sera ma non oggi, incredibile. Ho l'ansietta della madonna, vi dico la verità, c'ho l'ansietta raga, è normale. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E di che? Ci siamo! Sono lì! Non ci credo. Allora, se mi casca l'eyeliner, io non mi assumo responsabilità, eh. Io ve lo dico, non mi assumo responsabilità, ok? Potrebbe colarmi l'eyeliner, potrei diventare un panda in questo momento. L'unica cosa che manca è il piccone che mi hanno scammato. Quindi ora, poi dovremo verificare questa cosa. Poi domani chiederò info, perché il bundle comprendeva anche il piccozzo. E questo fondamentalmente è il bundle, il fatto di vedere e pensare che c'è un mio armadietto con il mio nome nello shop di Fortnite, dove io buono ci ho shoppato per 5 anni, ci ho giocato per 5 anni, ogni volta aprivo lo shop alle 2 di notte per vedere le nuove skin e ora vedere il mio bundle, cioè per me è una grandissima soddisfazione. Qua vabbè raga, lo sapete già qual è, non lo conoscete a memoria, se ovviamente lo acquistate e volete supportarmi già lo sapete. Però potete supportare chi volete. A me quello che interessava è il fatto che è realmente successa questa cosa. Cioè, il fatto che sia realmente successa, che pensavo potessero trollarmi in corner. Beh, non è da poco, raga. C'è un enorme traguardo. Veramente un enorme traguardo. Non sarebbe stato possibile da raggiungere senza di voi. Questo è poco, ma sicuro. Alla fine ci ho dedicato a Fortnite tutti questi anni, cioè ho giocato per quasi 5 anni, da quando è uscito Fortnite. Letteralmente da quando è uscito Fortnite io ci ho iniziato a giocare praticamente subito dopo, già in season 1. E non ho mai smesso eccetto solamente una season che è durata tipo 3 mesi se non sbaglio, 3 mesi e mezzo. Ragazzi, siamo in partita su Fortnite con il mio bundle, nonché la mia skin principale che ormai uso praticamente da tantissimi mesi. Ora, buttiamoci subito in partita e vi racconto tutta la storia di come è successo, cosa è successo e tutto il resto. Ovviamente, ragazzi, lo sapete già, Martina può non buttarsi a pinnacoli in una situazione del genere, in un momento simile. Ovviamente sì, ragazzi, ci buttiamo a pinnacoli, dove tutto è iniziato, dove io sono nata e cresciuta, ragazzi. Quindi andiamo a pinnacoli, scateniamo il panico e ho da raccontare veramente tanto, tanto, tanto per quello che è successo, ragazzi, oggi, che vi giuro è un qualcosa che non posso spiegarvi. È difficile, cioè proverò a spiegarvi e a farvi capire, ma sarà comunque difficile. Ma... farò comunque del mio meglio, ok? Cercherò di fare il mio meglio per farmi perlomeno capire, farmi percepire un po' di cose che percepisco io e che continuo a percepire in questo momento. Cioè, il mio locker su Fortnite, un qualcosa che mai avrei pensato. Cioè, letteralmente mai. Un qualcosa che tutti vorrebbero, tanti sognano e solo pochi riescono. È un qualcosa, raga, che vi giuro, non è facile da dire e per me ancora tuttora non è facile
facile da credere. Cioè, io ancora faccio fatica a credere che sia realmente successa questa cosa. E ora vi andrò anche a raccontare come è successa, perché è successa peraltro, ragazzi, questa cosa in un modo veramente buffo. E ora vi spiego il perché. Che peraltro non so se ve ne siete accorti, ma sto utilizzando la skin senza il suo zainetto, il suo backpack, perché questa skin la preferisco molto di più, diciamo, pulita, ecco. Vabbè, questi stanno dormendo in piedi. Ma noi, poco ce ne frega, anche perché questa partita la farò molto tranquilla. Sarà più un uno story time, un raccontarvi appunto tutta la storia. Allora, come è successo, ragazzi? Io ero in live sul mio canale Viola, come tutti i giorni, mi trovate lì sempre dalle 17, dalle 18 in poi, scusatemi. E fondamentalmente stavo giocando normalmente a Fortnite, come faccio tutti i giorni. Ero in arena e a un certo punto mi arriva un messaggio sul telefono particolare. Io mi fermo, mi boxo, mi faccio un box appunto su Fortnite, apro il telefono e vado a guardare il messaggio. E mi era arrivata appunto questa proposta di avere appunto il locker personalizzato, quindi che sarei stata la prima content creator ad averlo. Io lì, vi dico la verità, io sono rimasta tipo così col telefono, tipo, ma aspetta, ma sto leggendo bene? Ho perso un pochettino di gradi alla vista improvvisamente? Sono pazza io? C'ho mal di testa? No, era tutto vero. E mi avevano chiesto appunto se mi faceva piacere questa cosa. Ho detto, beh, minchia, come può non farmi piacere? Come potrei dire di no a una proposta del genere? Sarebbe un sogno, l'ho sempre sognato. Ogni volta io quando guardavo gli altri content creator, streamer, youtuber americani che ricevono appunto il primo bando, dicevo, madonna mia, pensa se, immagina se, che figata. Ed è successo, raga. Io ovviamente ho accettato. E ragazzi, è stata un'emozione unica. Io ero veramente scioccata. Le persone infatti che erano in live da me dicevano, Martina, ma tutto a posto? Perché mi vedevano un po' preoccupata, un po' tipo, tra virgolette, in ansia, perché non stavo neanche parlando. Ero tipo così immobile a guardare il telefono, tipo, che cosa sta succedendo? E sì sì, raga, tranquilli, tutto ok, non vi preoccupate. Semplicemente mi è arrivata una proposta veramente incredibile, che però purtroppo non posso dirvi, perché non posso, non posso, diciamo, non posso parlarvene fino a quando non ho l'ok e fino a quando non c'è appunto la pubblicazione effettiva, che sarebbe appunto oggi. E peraltro, ragazzi, il mio bundle ovviamente non è che rimarrà nello shop per sempre, quindi rimarrà sicuramente magari per un paio di giorni, quindi ovviamente lo sapete già, ragazzi, vi fa piacere, magari volete acquistarlo e volete supportarmi nello shop, il mio codice creatore ovviamente è Croatomist. Ricordatevi, ragazzi, quando shoppate, o anche solamente se non shoppate, perché non è che dovete shoppare per forza, ovviamente non è questo il significato del video, però insomma potete taggarmi su Instagram, così che appunto io vi riposto e vi ringrazio anche nei direct su Instagram. Comunque, a parte questo, raga, vi ripeto, ero veramente scioccata, non potevo credere a quello che mi era stato detto. Dai, Bulma, mortacci tua. Quindi nulla, quindi alla fine ho accettato e ho dovuto tenere segreto per circa 2 settimane questa cosa. E mi hanno appunto fatto scegliere comunque come volessi appunto fare il bundle, perché ovviamente ti fanno inserire quello che appunto desideri. E come sapete, per chi mi segue in live tutti i giorni, io questa skin la uso da mesi, perché è letteralmente la mia main skin da tantissimo tempo. Diciamo che sono una persona che gli è sempre piaciuto, diciamo, differenziarsi un po' dalla massa. Sapete che ormai tutti quanti tryhardini usano più o meno tutti le stesse skin. Io volevo appunto, mi piace appunto differenziarmi, quindi volevo magari trovare una skin bella, unica, che non usa quasi nessuno, proprio perché dico, cavolo, me la sento mia. E l'ho trovata, ed è questa qua, raga, mi piace veramente da morire, è bellissima, io la amo, è pulita, fa paura, cioè, è proprio, me la sento proprio mia. Quindi ho appunto deciso di mettere questo piccone, che mi piace tantissimo, ho messo il paracadute, quello del glifo, che è comunque tanta roba, molto molto pulito anche lui. Ah, qua c'è uno, aspetta un attimo. Sì, fra, perché secondo te ci casca e mi faccio ammazzare dalla Kamehameha. Va bene, fratello. Magari la prossima volta. Ok. Quindi non ho scelto appunto questa skin. Ho scelto il paracadute, la emote, che ovviamente questa qua, ragazzi, io ai tempi la utilizzavo sempre, sempre, sempre. Era una delle mie preferite, quindi l'ho voluta rimettere per ricordare i miei vecchi tempi. Anche perché, vi ripeto, raga, io comunque sono su Fortnite da letteralmente dalla season 1. Ci ho sempre giocato, vi ho sempre portato contenuti praticamente dalla season 2. Sempre video, live, Instagram, insomma, sono sempre stata comunque attiva e ho avuto, diciamo, un successo praticamente da subito. Certo, ho avuto i miei anni d'oro, magari ora non saranno più i miei anni d'oro,
lavoro come una volta, ma ragazzi, nella vita ovviamente, come ci sono i momenti alti, sono anche i momenti bassi, cioè una cosa abbastanza normale. Però sono comunque molto felice della community che sono riuscita a creare in questi anni, delle persone che sono comunque affezionate a me, che mi vogliono davvero tanto bene. Quindi io sono molto felice e molto soddisfatta del mio percorso e della mia vita. Poi nel momento in cui mi sono anche trasferita a Milano, la mia vita è migliorata, ci ho trovato molta più felicità, molta più stabilità. Sono tante piccole cose che si sono unite che mi hanno resa veramente molto più felice, anche perché non vi nego, ragazzi, che ho passato dei momenti veramente brutti, veramente brutti, però che comunque grazie a voi riuscivo sempre a superare tranquillamente, grazie alle live, grazie ai video, grazie comunque a voi che mi scrivete su Instagram, sempre lì, Marti come stai, quando vai live, quando fai, cioè comunque mi avete sempre, diciamo, dato tranquillità. Certo, poi ci sono ovviamente anche gli haters, ma quello, ragazzi, quello è normale, quelli ce l'hanno tutti. Non esiste un content creator senza haters, cioè è proprio impossibile una roba del genere, ma è normale. Alla fine il rischio che si corre nel momento in cui ti metti su internet è proprio pubblicamente. Però sono veramente fiera del mio percorso e se effettivamente sono arrivata ad avere il mio locker personalizzato su Fortnite, raga, su Fortnite, che è il mio gioco principale da 5 anni. Cioè, è una soddisfazione, raga, una felicità incredibile, perché vuol dire che qualcosa di giusto ho seminato e ho effettivamente fatto e sto continuando a fare. Quindi magari tante persone che credevano in me, che mi sono seguite vicine, che mi supportavano, che continuano a supportarmi, mi hanno dato proprio la forza, cioè mi avete dato la forza, io tutto quello che ho fatto comunque, sì, va bene, sono stata brava io in tutto quanto, eccetera, 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 però comunque ve lo devo a voi, ve lo devo a voi principalmente, cioè senza di voi tutto questo non sarebbe mai successo, mai, io ve ne sarò sempre grata, raga, sempre, ve lo dico sempre, anche quando sono in live tutti i giorni, lo dico sempre, raga, io senza di voi non sarei qua, io senza di voi sarei persa. Mi avete letteralmente salvato da momenti veramente bui, brutti, deprimenti, cioè momenti proprio orribili. E di questa cosa, grazie, raga, io non me ne potrò mai dimenticare, ma proprio mai. Cioè anche quando magari voi crescerete, che non giocherete più a Fortnite, magari non mi seguirete più perché ci sono magari interessi differenti, o magari anche altri l'hanno già fatto, perché è normale, raga, si cresce, non è che le persone rimangono in eterno, cioè cambiano i gusti, cambiano tante cose, sono tante cose che cambiano, è normale, è la vita che funziona così, raga. Io comunque sto diventando un po' più grandicello ormai, quindi molte cose le ho imparate col tempo. Cioè, crescendo l'ho imparato, ovviamente. Qua ho smirato veramente da fare schifo, raga. Ma perché sono un attimo emozionata, perché sto parlando di comunque argomenti un po' particolari. Quindi sono un po' smirato. Ho fatto un po' cagare. Però vabbè, non ce ne frega niente. Veramente, raga, cioè, sono di una felicità che non posso... Non posso veramente spiegarvelo, raga. Ci provo con le parole come meglio posso, ma è davvero difficile. Però sono veramente, raga, felice, veramente. Io spero che anche per voi questa comunque sia, come dire, una vittoria comunque anche per l'Italia, perché comunque non era mai successa questa, una... No, mi sono bloccato il personaggio. Una cosa del genere. Tante persone, tanti creator desidererebbero un proprio locker, una propria skin. Quindi, cioè, essere la prima content creator scelta, raga, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, sono... cioè, troppo felice. Chiaro, non stiamo parlando di una skin personalizzata, anche perché la skin personalizzata sicuramente la meriterebbero tanti altri creator in Italia, che anche loro non hanno mai smesso di giocare a Fortnite, sempre fedeli. Quindi ce ne sono diversi, certo non dovrei essere una io di quelle, magari. Sì, se parliamo di OG va bene, sarebbe figo ovviamente, perché ci ho sempre giocato, non ho mai smesso. Però già per me solamente il locker è qualcosa, cioè per me è una vittoria, raga. Per me è a tutti gli effetti una cazzo di vittoria. Una vittoria e una felicità incredibile, veramente incredibile, raga. Spero che anche voi sarete e siate felici per me. Davvero, tanta roba, raga. In tutto ciò io sto ancora cercando le persone, ma qua si nascondono come dei... Boh. Oh, c'è un altro portafort. Prendiamola, raga, perché magari becco il traiardino di turno. Che peraltro, raga, non ve l'ho detto, ma penso che sia sottinteso. Dato che il video ovviamente è uscito ora, cioè oggi, di lunedì, che è il momento in cui è uscito appunto il bundle, quindi alle 2 di notte. Io sto registrando appunto dalle 2 di notte in poi, perché ho proprio aspettato di fare la reaction con voi qua per il video e tutto il resto. Quindi non posso neanche, diciamo, gridare troppo, ma sinceramente non me ne frega niente. Cioè, piuttosto mi buttano fuori casa, ma c'è il mio bundle su Fortnite. Di cosa stiamo parlando? Allora, c'è un player lì. Quindi ne rimangono altri tre che non so dove possono essere. Forse questo lo possiamo ammazzare adesso, vediamo. Ok,
Ok, questo lo ammazziamo ora. Era un po' stordito, devo essere sincera. Però vabbè, a noi poco ce ne frega. No, ma ha fregato la kill. Guarda adesso. Oh, snorz. Mani mortacci, due di Pippo Baudo. Vieni qua. Guarda te che snor questo. 1v1, raga. Ultimo giocatore rimasto in vita. Oh, eccolo. E la vinciamo così, ragazzi. La vinciamo così e facciamo la nostra pupu pupu pupu. Si win, ragazzi. Si win, ragazzi. Codice creatore croato mi sta nello shop per supportarmi con il mio bundle. Felicissima. Taggatemi in una storia di Instagram. Mi raccomando, ragazzi. Taggatemi che vi riposto e vi ringrazio in direct. Con un game così, cioè con un bundle del genere, con una skin del genere, la mia skin, non potete non vincere. Non potete. C'è proprio vittoria reale assicurata. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video, io sono davvero tanto tanto emozionata perché come avete visto è successo davvero, io ancora faccio fatica a crederci e vi assicuro ragazzi che comunque per una persona come me che gioca a Fortnite dal giorno 1, dalla season 1, vedere appunto il proprio nome in grande nello shop di Fortnite è qualcosa che mi fa davvero tanto tanto effetto, mi rende davvero tanto felice e spero ovviamente che sia qualcosa che piaccia anche a voi, che vi faccia piacere, perché comunque è come se fosse un traguardo che in realtà abbiamo raggiunto insieme, perché senza di voi non sarebbe mai stato possibile, quindi vi ringrazio infinitamente per tutto il supporto di questi anni. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate del pack, scrivetemelo qui sotto nei commenti, lasciate tanti pollicioni in su. E mi raccomando ragazzi, se doveste fare qualche shoppazzata matta, già lo sapete, il mio codice creatore è Croatomy, se vi fa piacere supportarmi fatelo tranquillamente. Vi ricordo che potete tranquillamente taggarmi in una stories di Instagram in modo tale che potrò ripostarvi e ringraziarvi in direct. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate del pack qui sotto nei commenti. Noi ci ribecchiamo ovviamente in un prossimo video, dalla vostra Croatomy è tutto. Bella a tutti ragazzi.